Buonasera, buonasera a voi. Allora, continuano le polemiche e lo scontro per quanto riguarda il ribaltone in atto alla Rai Radio Televisione Italiana. Questo riguarda soprattutto i posti più appetibili, come quello del direttore generale, che è appena stato eletto. Il nuovo direttore è Roberto Sergio, ma ha riguardato anche i direttori dei vari telegiornali e ha riguardato e riguarda anche i presentatori che da anni imperversavano con i loro talk show facendo semplicemente propaganda per la sinistra e per questo sistema. Due di questi li abbiamo citati in questi giorni, sono Fazio e Littizzetto. Mi importa poco quando poi nasce la polemica, come oggi, che qualcuno dice che comunque hanno già trovato, ma questo era assolutamente nelle cose, un nuovo lavoro, credo presso Discovery Channel, adesso non ricordo bene. Semplicemente perché questo interlocutore che ho ascoltato stamattina alla radio, uno di questi che insomma sono i massimi esperti dell'informazione, dicevano che poi chi ha qualità, chi ha un certo curriculum, poi facilmente trova lavoro. Si è dimenticato di aggiungere chi ha la spinta da parte del sistema, chi ha la spinta da parte della sinistra fa e ha fatto carriera in passato, perché altrimenti non si spiegherebbe come è riuscita a stare in Rai per anni e anni una come la Littizzetto, che non ha né arte né parte. Ma torniamo invece a Roberto Sergio, che è stato eletto nuovo direttore generale della RAI. Ecco, qui è anche interessante sapere come è avvenuta questa elezione. È avvenuta, erano sei coloro che dovevano scegliere se confermare o meno su indicazione della politica, in questo caso del governo, questa nomina oppure no. Io vi leggo quello che è successo e anche questo ci fa fare diverse riflessioni. Allora, sono andati a favore di Roberto Sergio tre voti, di cui uno quello di Simona Agnes nell'area di Forza Italia. L'altro voto è quello di Igor De Biasio in Forza alla Lega. E la presidente invece Marinella Soldi ha a sua volta dato il via libera, diciamo, a Roberto Sergio. Invece, per quanto riguarda l'opposizione, il Movimento 5 Stelle, presieduto da Alessandro Di Maio, si è astenuto, così come si è astenuto Riccardo Laganà, eletto dai dipendenti. Mentre udite, udite, per quanto riguarda l'area PD, c'era Francesca Bria e cosa ha fatto? Ha votato contro. Cioè, non è che ha guardato chi fosse il curriculum di Roberto Sergio, se era uno valido o meno valido. No, lei è così perché le cose sono e stanno così, sono sempre state così. Siccome è un avversario politico, secondo lei, quindi vota contro, così avvengono le cose. E non è niente di, non è che ve l'ho raccontato perché un qualcosa così che della qualcosa ci dobbiamo stupire, ma semplicemente perché ci fa fare una riflessione. Questi giorni si è indignato il Partito Democratico per quello che sta facendo Giorgia Meloni, quando è sempre successo anche in passato. Ma ancora peggio, sappiamo perfettamente che la sinistra, non solo per quanto riguarda i vertici Rai, ma anche in tantissime altre situazioni, dalla magistratura, alla scuola, alle università, la sinistra ha fatto in modo che ci fossero i loro uomini. E guardate, quello che sta avvenendo in Rai è una delle poche cose davvero importanti che mi sento di condividere, che è stata fatta e viene fatta dalla Meloni e dal suo governo. Era cosa buona e giusta, e così sta facendo. Perché l'informazione, l'ho sempre detto, è fondamentale, lo sappiamo. Lo sappiamo che gente appunto come Fazio o certe kermesse come quella di Sanremo, tra l'altro,
Parentesi, non ci sarà più Amadeus al prossimo Sanremo, ufficialmente perché è lui che ha deciso che non era il caso presentarsi per la quarta volta. Ben informati dicono che insomma non era molto gradita una sua quarta presenza e quindi ha preferito così fare quello che invece di essere cacciato è lui che no, dice no, ho deciso di andarmene, no? È un giochino che conosciamo molto bene. Ma stavo dicendo, tutte queste trasmissioni, tutta l'informazione che è passata attraverso la RAI ha influito, influenzato e come gli elettori, gli italiani. Ed ora, finalmente, da questo punto di vista, c'è un intervento deciso da parte di Giorgia Meloni. E speriamo, ovviamente, che continui, ma anche su altri fronti. Con questo vi saluto, vi auguro una buona serata e ci sentiamo domani.